La fedeltà qui con Daniele Gaia, uomo partita di Murazzo contro Carrù, importanti 3 punti, importanti 4 gol, però c'è la tua firma, 2 rigori parati, una respinta poi parata sul 9 del Carrù. Ti chiedo che match è stato dal tuo punto di vista e poi per la squadra. L'approccio è stato buono, però dopo l'1-0 ci siamo un po' spenti. Fortunatamente il primo rigore sono riuscito a respingerlo, hanno trovato comunque il gol del pareggio, siamo riusciti a tornare in vantaggio. Poi un rigore a mio avviso molto dubbio, su cui sono riuscito a respingerlo, ma poi sulla mia respinta è riuscito a segnare. Da lì, secondo tempo, abbiamo approcciato molto meglio, siamo andati sul 3-2, abbiamo chiuso la partita, ci godiamo questa vittoria, ce la meritiamo. 9 punti in 3 partite, direi ottimo inizio. Comunque. Assolutamente, tra l'altro tu hai anche l'intervento molto molto importante sul 10 del Carrù, mentre andavi in avanti da solo, era lì, sì, praticamente in gol. Oggi è stata una partita favorevole per me, sono contento, io sono appena arrivato, quindi iniziare col piede giusto fa sempre piacere, però dobbiamo continuare così, è importante, dobbiamo continuare a vincere, la prossima partita difficile in trasferta col Val Vermenagna. Dai che siamo carichi. Ti chiedo ancora questo, poi sì, ti lascio ai tuoi, certo, compagni. È stata una partita importante questa e un importante cammino in realtà fino qui, perché sì, 9 punti in 3 partite, non ce lo si aspettava forse per alcuni. Ti chiedo se questo è il Murazzo che vedremo poi per tutto il campionato e se è questa la linea che poi vuole seguire magari la Io squadra. Ribadisco, il nostro obiettivo è migliorare l'anno scorso, quindi raggiungere un quinto posto, diciamo, visto che l'anno scorso Murazzo è arrivato sesto. Però la squadra è tonica, stiamo approcciando bene i match, stiamo allenando alla grande, sarà un Murazzo difficile da affrontare, questo lo garantisco. Vittoria particolare, ti chiedo se la dedichi a qualcuno questa partita. Dai, oggi la dedico alla mia fidanzata, che è la prima volta che mi viene a vedere quest'anno, quindi la dedico a lei, dai, se lo merita. Si è vista una gran partita. Sì, sono contento, grazie. Grazie mille. Grazie.